Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi farò un video che sicuramente a molti piacerà perché so che ci sono moltissimi smanettoni per le mount. Mi sono un po' informato in giro e oggi praticamente andremo a vedere 5 mount facili da prendere, perché io, per chi non lo sapesse o per chi non l'avesse visto, ho già fatto un video riguardante le mount un po' di tempo fa. Solo che diciamo sono delle mount che principalmente vanno a drop e quindi risultano un po' difficili anche da poter prendere. La prima mount per quanto riguarda l'orde che andiamo a vedere è il Venomhide Ravasaur. Per iniziare a farmare questa mount dovete recarvi a un Goro Crater. In special modo dovrete recarvi in questo punto. In questo punto troverete questo tizio che vi darà una quest, ovviamente di low level, se lo andate a fare a livello 110. Andate ad accettarla e vi darà questa missione. Praticamente questa missione dovrete farla per circa 20 giorni di fila. Praticamente la vostra arma si andrà ad enchantare, come potete vedere, con il Venomhide Poison. E attaccando praticamente i raptor qui intorno, piano piano ovviamente li one shotate se siete come me al 110. E piano piano dovrete ammazzarli. Il consiglio che vi do io col fatto che praticamente li one shotate di venire qui con un personaggio non di livello altissimo, perché praticamente dovete farvi colpire dal veleno del raptor, perché la quest dice praticamente che dovete abituarvi al veleno del raptor per poterlo cavalcare. Quindi vi consiglio di venire qui, non so, con un personaggio umano intorno al 60-65, così che non li one shotate i mob subito immediatamente e potete finire la quest prima. Per la prossima mount, cioè i Primal Raptor, dovete recarvi praticamente qua, nell'isola dei giganti, nella parte alta di Pandaria, di tutto il territorio di Pandaria, in alto, qua troverete l'isola dei giganti. Per arrivarci basterà volare praticamente con la mount fino a che non vi smonterà in automatico e arriverete qua, in questa spiaggia. Davanti a questa spiaggia vi troverete questi due praticamente, ecco, me lo stanno fottendo, vaffanculo a lui! Ci sono altre gente che fa, altre persone che stanno farmando la mount ovviamente, ma noi ovvieremo il problema con questo. E voilà, fatto. Questo gigantesco dinosauro davanti che mi andrà a droppare un uovo. Speriamo che me lo droppi. Non me l'ha droppato, mi ha droppato in questo caso invece un companion. Praticamente questi dinosauri hanno la possibilità di dropparvi un uovo che dopo 3 giorni praticamente si andrà a trasformare nel raptor, la mount vera e propria, quindi. Ok, ci riproviamo perché io voglio farvi vedere questo uovo di cui vi parlo. Mi ha droppato un altro companion, non c'ho parole. Una sfiga scandalosa io, quindi non contatemi come esempio. Ovviamente come potete vedere ci sono diverse tipologie di dinosauri e a seconda del dinosauro, come vedete questo è verde, quelli là invece sono di un altro colore, di marroncino, vanno a droppare diverse tipologie di raptor. Allora, le prossime due mount che andremo a vedere, che si trovano poi all'interno della stessa instance, uno è l'Armored Razashi Raptor, che si trova praticamente sul secondo boss del Zul'Grub, questa istanza alla quale sono davanti, che si trova qua, a Strangleton. Mentre la seconda mount che si trova sempre all'interno del Zul'Grub è questa, la Swift Zulian Panther, che invece viene droppato da questo boss, Light Priestess, che è il terzo ultimo boss. Molto importante per entrare all'interno di questa istanza è che dovete settare la difficoltà su eroica, perché sennò non vi entrerà all'interno. Quindi vi basterà praticamente andare avanti e shottare qualsiasi forma di vita fino a che non raggiungerete questi due boss. A questo punto vi consiglio praticamente, una volta che siete dentro, di fare tutta l'instance, così da poter droppare anche magari dei transmogrification, di oggetti interessanti, oppure semplicemente degli oggetti per poter fare gold, oltre alla possibilità di droppare le mount. Per le prossime due mount dovremo recarci a Firelands, in special modo a Monticial, in questa zona, praticamente la zona sud. I boss che interessano a noi all'interno di questo instance sono Alice Razor, che va a droppare praticamente questa mount, che è una specie di Ravenlord per chi lo conoscesse, solo tutto di fuoco, quindi veramente molto bello. E poi lo stesso Ragnaros, che va a droppare questa mount famosissima, che è volante invece, al contrario di l'altra che è solo da terra. E rispettivamente, aprendo la mappa, i boss sono situati qua. Qui praticamente troverete il boss con la mount da terra. Mentre andando ad ammazzare tutti i boss, prima di andare a accedere a questo ponte, bisogna ammazzare ovviamente tutti i boss, riuscirete ad accedere a Ragnaros, che troverà al di là di questo ponte. E una volta attraversato riuscirete a uccidere Ragnaros e avrete una piccola possibilità di andare a droppare quella mount. Ragazzi, spero che questo video sia stato utile per moltissime persone e spero che abbiate fortuna, molta più di me, nel trovare queste mount, perché io ho provato tipo, non so, 2 milioni di volte senza riuscirci praticamente mai. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.